Allora, l'alternativa potrebbe essere, ma momentanea, quella di dedicare una mezza giornata e già nella settimana, diciamo, raddoppiano le opportunità di affiancamento. In ogni caso, a mio avviso, se si supera quella numerica e se ho dei plurimandatari, devo avere nella mia struttura qualcuno che mi aiuti e che mi coadiuvi a fare l'affiancamento. È indispensabile. Io, proprio per esperienza personale, vi dico che dall'affiancamento si capiscono tantissime cose, ma è un momento di crescita, ripeto, prima ancora per noi che siamo all'interno dell'azienda più che della gente. E quindi devo strutturarmi, mi devo mettere lì a tavolino, devo cercare di trovare una soluzione per poter affiancare almeno una volta a settimana o una mezza giornata a settimana i miei venditori sul territorio, soprattutto se sono plurimandatari. Il plurimandatario è terribile, nel senso, per carità, alcune aziende non ne possono fare a meno, ma io devo assolutamente vedere, devo toccare con mano quanto tempo dedicano al mio prodotto. Io vengo pagato per quello, nel senso, a me le aziende mi hanno pagato per verificare queste cose, cosa fanno, come lo fanno, quanto tempo, quanto vendono e roba del genere. Quindi lo devo assolutamente fare. È faticoso, ma va fatto. È la condizio sine qua non. L'affiancamento per me è la condizio sine qua non. Ripeto, serve per armonizzazione per i nuovi e serve per verifica sugli storici. Le organizzate, no? Vero? Tutti quanti organizzate riunioni di lavoro, incontri, giusto? No, ok, sì. E mi raccontate un po' qualche aneddoto delle vostre riunioni? Nel senso, filano tutte lisce? Giornate, riunioni che vengono più motivanti e riunioni meno motivanti. Ok, perché quelle meno motivanti, Monica? Da che cosa dipende? Dipende da noi. A parte quello che siamo certi, ma avete scoperto, oltre che dipendere da voi, da cosa effettivamente dipende? In realtà a volte dipende proprio anche dalla nostra stessa motivazione, perché tanto comunque noi siamo titolari della nostra azienda, siamo venditori della nostra Oh, azienda. factotum. Però c'è un sacco di roba da fare, quindi magari ci sono dei momenti che sei un attimino più sovraccaricato di cose che non Bene, sei. mi permetto di consigliarti magari di fare una riunione in meno, ma farla, come dire, perché anche qui, come per l'affiancamento e per la formazione, questo è un elemento determinante, perché di solito si trasformano in momenti in cui si parla di numeri, ci si distrae, ci si annoia e non servono a nulla, mentre questo è il momento più importante. L'abbiamo detto prima, io devo organizzare una riunione. Magari ho agenti che vengono da varie parti d'Italia, quindi ho dei costi da sostenere, ma soprattutto è un momento unico in cui io parlo a molti, quindi ho l'opportunità di averli tutti quanti lì. Ed è giusto parlare di numeri, ci mancherebbe altro, la riunione, anzi la prima parte della riunione probabilmente è indispensabile che si parli di numeri, visto che gestiamo dei venditori, ma la riunione non può e non deve essere solo ed esclusivamente una dissertazione di numeri. Parliamo di numeri e mettiamo a disposizione della nostra rete degli strumenti affinché questi numeri li tirino fuori da soli, quindi li sappiano già. Però attenzione, anche se ho degli strumenti che consentono alla rete di poter prendere, prelevare questi dati personali, non dimenticate che nella organizzazione della riunione è bene che almeno 1 o 2 giorni prima, una settimana prima, adesso lo vediamo l'ordine del giorno, ma 1 o 2 giorni prima io invii al venditore i suoi dati di vendita, anche se possono tranquillamente prelevarli dal CRM o da qualsiasi altro strumento. È importante perché è già una verifica, nel senso che non devo arrivare soltanto io preparato, che sono l'organizzatore alla riunione, ma anche le persone che partecipano alla riunione devono essere preparate.